Alessandro Fusacchi, a facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente. Ministro, ci sono più di 330.000 italiani che sono residenti nel Regno Unito. Votano per le europee come tutti gli altri cittadini italiani nei paesi dell'Unione e hanno in passato sempre votato restando in questo caso nel Regno Unito come negli altri paesi europei. Sappiamo tutti che c'è una grande questione con la Brexit, è una grande questione di incertezza perché non sono chiari i termini, i tempi e così via. E quindi questa incertezza si riflette sui nostri concittadini, si rifletterebbe nel caso in cui di uscita del Regno Unito prima delle elezioni europee, i nostri concittadini che sono nel Regno Unito dovrebbero tornare in Italia a votare. Questo creerebbe un enorme disagio ai nostri concittadini e un enorme disagio anche per le strutture amministrative. E vista l'eccezionalità, volevo chiederle quindi se ritiene che ci siano e quali siano le iniziative del governo per tutelare gli interessi e garantire pienamente il diritto di elettorato attivo di questi nostri concittadini, di questi italiani che rappresentano l'1% dell'elettorato attivo proprio per le europee, sapendo che la Farnesina, che poi è il ministero che dovrebbe organizzarsi di questo, l'ha già fatto in passato, ha già risposto a delle interrogazioni, ma chiaramente il ministero si rimette alla volontà politica di modificare una piccola norma per poter Concluda. consentire, concludo Presidente, per poter consentire, stante l'eccezionalità e la precarietà della situazione, di permettere in ogni caso, per questa volta, ai cittadini del Regno Unito di votare dal Regno Unito alle prossime elezioni europee. La ringrazio. Grazie. Come lei anticipava, ovviamente la competenza del Ministero degli Esteri, però per quello che di mia competenza rispondo, dando la massima disponibilità e apertura anche a rivedere eventuali normative, stante l'eccezionalità della situazione che non dipende dalla nostra volontà. Infatti la normativa vigente prevede che gli elettori italiani residenti negli altri Stati membri dell'Unione possano votare per il Parlamento europeo presso i seggi esteri istituiti dagli uffici diplomatici e consolari. Come lei ricordava, tale possibilità non è invece prevista dalla legge per gli italiani residenti negli Stati non appartenenti all'Unione europea e questo è un discrimine che noi ad oggi non siamo in grado di stabilire. È ben chiaro al governo che qualora la Brexit dovesse divenire giuridicamente efficace nel termine di 2 anni dalla notifica del recesso, cioè entro la fine del prossimo mese di marzo, si determinerebbero riflessi anche sul procedimento elettorale che riguarderebbe questi 300.000 italiani. Pur tenendo conto di tale eventualità e della situazione di incertezza che si è venuta determinando, il Ministero dell'Interno ha intanto avviato gli adempimenti preliminari previsti dalla legislazione vigente, pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato in cui si rende noto il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione dal 23 al 26 maggio. Il termine del 7 marzo 2019, entro quale gli elettori che si trovano temporaneamente in altro Stato dell'Unione per motivi lavoro-studio possano fare domanda di voto nei seggi istituiti nei consolati. Mi risulta che anche il Ministero degli Affari Esteri, che è competente, pur tenendo conto delle incertezze di cui sopra, abbiano avviato le procedure preliminari per il procedimento elettorale. In sostanza, pur nell'incertezza, assicuro che il Governo sta affrontando con tutta la possibile attenzione i diversi e delicati temi posti dalla Brexit, anche nell'ipotesi che avvenga senza accordo. Condizione che, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo, vedrebbe applicarsi la disciplina attualmente prevista dalla legge per tutti gli elettori che risiedono fuori dagli spazi europei. Si tratta ovviamente di una situazione eccezionale che potrebbe incidere su un procedimento già avviato, ragione per la quale il Governo valuterà la percorribilità di ogni idonea soluzione che possa agevolare i nostri connazionali nell'esercizio del diritto di voto. Penso e spero e sono sicuro del fatto che il Parlamento dovrà essere protagonista di questo processo che non dovrà dipendere solo dalle scelte del Governo e la ringrazio a nome di questi 330.000 italiani residenti nel Regno Unito per l'attenzione che ha posto su questo problema. Io apprezzo quello che ha detto il Ministro, perché parto da una delle prime frasi che ha detto il Ministro, che c'è una disponibilità e ovviamente non sfugge che il Ministro Salvini è anche Vicepresidente del Consiglio e quindi chiaramente al netto delle difficoltà e delle corrette procedure che sia il Ministero degli Esteri sia il Ministero dell'Interno stanno nelle more di quello che potrebbe o non potrebbe succedere portando avanti correttamente, è una questione di volontà politica. Io mi permetto, Ministro, di registrare una disponibilità di massima a ragionare su questo. Chiudo solo su un punto. Apprezzo anche ovviamente che il Governo si ricordi del Parlamento e che quindi, come dire, questa è una questione di interesse nazionale molto più ampio. Sappiamo pure che i tempi sono molto stretti e quindi è chiaro che lo strumento normativo idoneo e ideale per poter intervenire su questo non potrà necessariamente essere un disegno di legge che magari potrebbe prendere dei tempi molto lunghi, ma servirà contestualmente con altre misure collegate sempre a un'eventuale Brexit che arriva o non arriva nei tempi che vedremo e che vedrete,
richiedere un intervento del governo e quindi come dire, mi reputo parzialmente soddisfatto, se non soddisfatto, nella misura in cui sono convinto che il ministro Salvini darà seguito al massimo del suo impegno e dei suoi sforzi per assicurare questo diritto ai 330 e passa mila connazionali nel Regno Unito. Grazie.